intanto può andare via Bojinov, l'appoggio sulla sinistra, Crecco alza la testa, il cross all'interno dell'area di rigore molto profondo con il petto, un pasticcio, il gol della Ternana, il gol della Ternana, incredibile pasticcio difensivo del Pescara, neanche Avenatti ci crede, dopo due minuti però la Ternana è in vantaggio. La festa dei tifosi rossoverdi, sembrava un appoggio comodissimo con il petto da parte di Francesco Zampano. Il cross di Crecco era controllato a vista, guardate Zampano con il petto, palla sotto alle gambe, incredibile infortunio da parte di Aresti e Zampano, più Aresti che Zampano, ha controllato il pallone con il petto sotto alle gambe, il portiere del Pescara, il più classico degli autogol. Non possiamo